Parte dal piano industriale Amam, la rivoluzione delle partecipate nell'era De Luca, progetti e investimenti per 149 milioni di euro per l'azienda che gestirà il sistema di approvvigionamento idrico di tutta la provincia. Dopo settimane di trattative nasce a Palazzo Zanca la Messina Social City, l'azienda che gestirà in house i servizi sociali per conto del comune, alla guida della partecipata l'ex consigliere forzista Enrico Bivona. Rapina ai danni della macelleria Panarello di Mignissale, il rapinatore arrestato dai carabinieri mentre lavava in lavatrice i vestiti che aveva indosso. Arrestate dai carabinieri di Barcellona quattro persone per estorsione ai danni di un commerciante, si chiude il cerchio sull'aggressione al titolare del perditempo. Il Messina di Oberdan Biagioni rompe la scia negativa conquistando 3 punti d'oro giocando in casa al Franco Scoglio contro il Castro Villari.